tante case, strada larga. Si direbbe un quartiere commerciale. Sì, grazie dell'analisi, Nathan. Dai, cosa vedi? Vuoi proprio sentirmelo dire? Voglio proprio sentirtelo dire. Ok. Libertalia. Libertalia! La mitica utopia pirata a lungo perduta, scoperta dopo 300 anni dal mitico Samuel Drake. E dal più giovane e meno affascinante fratello che ha avuto la fortuna di accompagnarlo. Sai, sapevo che avresti fatto qualcosa di buono. Guarda che non è la prima città perduta che scopro. Shh, dai. Goditi il momento. Da dove cominciamo? Che dici di quell'edificio laggiù? Ah, intendi quello con le torri di guardia? Sì, scopriamo cosa facevano la guardia. Per me va bene. È tutto... cioè... sono senza... Miseria ladra, Nathan! È questo il tuo essere senza parole? Tu avranno impiegato a costruire questo posto. Anni. Decenni, forse. Ma come hanno fatto a tenerlo segreto per tutto questo tempo? No, è solo che questo posto, anche senza tesori, la scoperta è incredibile. Alcazar non sarebbe d'accordo. Proprio non ce la fai a goderti l'avventura, eh? Io me la godo. Ma siamo qui per un motivo, ricordi? Ho ben presente il motivo, fidati. L'importante è questo. Va bene. Non male qui. Ehi. Salute. Sì, salute. Che facevano qui? Chi, i coloni? Sì. Intendo, ti metti in combutta con questi criminali malfamati e... E poi? Beh, ti godi la vita. Trovi un riparo. Ti ammazzi di groppo. Dico, c'è di peggio. Ah, certo. Ma ti sorbisci la statua di Avery ogni giorno. Hai mai... ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi fatto altre scelte? Tipo non mollare la tua carriera da mago? Avrei fatto molta strada. Ero bravo. Non avresti fatto un chilometro. Ehi, sai una cosa, sei invidioso. Ah, lo sei sempre stato. No, dicevo... come sarebbe la nostra vita se non avessimo iniziato a correre dietro a gente morta da centinaia di anni? Pensi che somiglierebbe a una vita normale, sai? Normale. Intendi tutta la famiglia riunita a tavola per il ringraziamento, a scambiarsi foto dei figli, cose così? No, no grazie. Non fa per me. Preferisco ciò che abbiamo. Sì, l'ho già sentita. Dai, siamo fortunati. Questa è fortuna? Sì,
Io ho trascorso gli ultimi 15 anni in carcere, quindi direi che è tutto relativo. Sì, lo ammetto, questo è molto meglio della galera. Beh, il mio boccale è vuoto. Già, stavo giusto per lamentarmi del servizio. Scheletri di cavalli. Sono ancora legati. È come se li avessero abbandonati. Ma perché? Non saprei. Forse sono scappati in tutta fretta. O qualcuno li ha portati via. Qui c'è qualcosa che non va. Che pensi sia successo qui? Che vuoi dire? Tutte le cose belle prima o poi finiscono. Io scherzo sulla maledizione del tesoro pirata, ma dopo aver sentito le tue storie, insomma. Di solito la spiegazione più semplice è anche quella giusta. Di solito. Chiusa, ovviamente. Se non sbaglio, qui dovrebbe esserci un passaggio. Guarda qui, Sam. Sembra un codice di condotta per pirati. Credevo che questo posto si basasse sull'assenza di leggi. Anche le navi pirata avevano le loro leggi.
Guarda, c'erano anche famiglie. Già, ma allora... dove è finita questa gente? Avranno mica rapiti tutti quanti, vero? Capitano Avery, mi chiedevo quando ti avremmo incontrato. Cos'è quel simbolo? Ne ho visti diversi quando ti stavo ancora cercando. Ti sta lasciando questi marchi? Non sarà un altro sigillo? No, non che io sappia. Invasori, forse? Di sicuro questa gente aveva molti nemici. Può darsi. Ehi, Nathan, guarda qui. Anche un'utopia piratesca aveva bisogno di una gattabuia. Vorrei proprio sapere chi arrestavano. Questa è ipocrisia bella e buona. Cioè, pirati con una prigione? Immagino che ogni città abbia i suoi stronzi. Di qua, dietro di me. C'è un tunnel laggiù. Sam, vieni qui, forse c'è qualcosa. Eccomi. Ecco, da qui non si torna più indietro. Specie di nascondiglio. Già, ma da chi si nascondevano? Da loro stessi? Guarda qui. Sembra una mappa del quartiere commerciale. Sì, e... boom! Qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre. Cosa architettavano?
con la nostra via d'uscita. Sì, ok, proviamo. La nostra via d'uscita. Sì, ok, proviamo. Vedo una luce là sotto. Senti, qui c'è un altro pezzo di colonia. Qui c'era un'intera città. Ora dove andiamo? Non sono il cattivo. Prendiamo l'aria finché... Non ci avranno visto. Infatti non devono vederci. Ok, tieni giù la testa. Stavo per dirti la stessa cosa. Come no? Abbiamo perso.
trovato qualcosa? Io niente. Stesso per me, nulla. Potrebbe essere qua. Sta attento. In contatto, se vedete qualcosa, avvisate gli altri. Sei stronzo! Eccoli! Andiamo! Thank you.
Shoreline. Quel ricastro aveva ragione. Lec, per una volta ci pagheranno bene. Vieni fuori! Altri? O siamo a posto? Credo siano finiti. Vai bene? Sì, devo solo riprendere fiato. Andiamo, Sam! È stabile qualcosa? Stabile come tutto il resto qui intorno. Oh, ok, quindi no. Va bene, arrivo. Thank you.
Ok, segno davanti!
momento. Cos'è stato? Li abbiamo trovati! Nathan, qua giù. Allora, pronto? Pronto. Ok. Bene. Attenzione, un bel salto da qui. Sì, lo vedo.
Ok. Oh, oh, merda! Attento allo scalino. È incredibile. Cioè... Poco male, continua a salire. Come va là dietro? Che vista mozzafiato! Sarebbe un bel tuffo, eh? Ok, e adesso? Fidati e fai come me, ok? Ok, e adesso? Fidati e fai come me, ok? Dovrei fare quella roba? Sì, qualcosa del genere. Oh, qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Non residenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. E magari pagavano le tasse. Chi lo sa? Lassù non c'è niente.
passa neanche da qui. Guarda questi materiali. Ho impiegato anni per costruire questo posto. È un immenso cumulo di denaro. Non derivano responsabilità. Ne ritengo, a quanto pare. Il gusto non si compra. Barricate di fortuna? Cos'è successo qui? Si direbbe una battaglia. Era una domanda retorica. Il punto è chi combatteva chi e perché. Alcuni dei cadaveri hanno abiti particolari, sembrano soldati. Quindi si affrontavano coloni e soldati. E se lassù ci fosse stato davvero il tesoro? Direi che qualcuno puntava a un ricco prelievo. Già, speriamo che non ce l'abbiano fatta. Esatto. Impressionante. A dir poco. Ed è... O forse no. Vuoi aiutarmi? Sì. È vuoto. Ovviamente. È stato Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi... cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi.